Pareggio tra Latina e Cesena, il servizio è di Gigi Cavone. Francioni sfida salvezza tra Latina e Cesena appaiate in classifica quota 29. Il tecnico dei laziali Vivarini schiera la stessa formazione vittoriosa a Terni, tridente d'attacco Bandinelli, Corvia, Buonaiuto. Parte dalla panchina Roberto Insigne. Nel Cesena, battuto in casa sabato dalla Provercelli, Camplone conferma il 3-5-2, in avanti Ciano e Cocco, arbitra il signor Saia di Palermo. Partono meglio gli ospiti, ma il primo lampo è del Latina. Al decimo, Bandinelli illumina il corridoio giusto per Buonaiuto. Il contrasto di Doncor sporca la conclusione, respinta dal portiere Agliardi. Due minuti dopo, la replica è affidata a Ciano sulla gran botta, plastico ed efficace il volo di Pinsoglio. Sedicesimo, punizione Cesena. La parabola di Ciano pesca Conè di testa sulla volée di Garritano, respinta decisiva di Capitan Bruscagin. Sono i due giocatori che festeggiano le 100 presenze in Serie B. Poco prima della mezz'ora, azione in velocità degli ospiti. Sul tiro cross di Garritano il volo di Pinsoglio mette il pallone sui piedi di Setola, che arriva in corsa ma non c'entra la porta. La pressione dei romagnoli si fa costante. 39esimo, Ciano manda Renzetti al cross dal fondo. Cocco stacca di testa, schiaccia e sorprende Pinsoglio. Cesena in vantaggio con il quarto gol di Cocco nel girone di ritorno. Il montaggio di Marco Palozzo ci porta al secondo tempo. Vivarini gioca la carta a Roberto Insigne, che al nono rileva Di Matteo. Latina a trazione anteriore, ma è il Cesena a sfiorare il raddoppio. 12esimo, ancora Ciano inventa una parabola perfetta per Garritano. Bruscagin per la seconda volta vince il duello personale con l'attaccante e salva in calcio d'angolo. 25esimo, punizione Latina, battuta di Insigne. Agliardi va a vuoto, per Della Fiore è facile l'inzuccata vincente dell'1-1. Il secondo gol in campionato del difensore argentino vale il pareggio. Alla mezz'ora nuovo blitz in avanti degli ospiti, Crimi dalla distanza, ma Pinsoglio è reattivo e sventa in angolo. L'ultima emozione quasi al 90esimo, spunto di Garritano per Panico, entrato da due minuti, destro velenoso a giro e palla sulla traversa. Finisce 1-1, un punto che lascia entrambe le squadre nel pantano della zona salvezza, molti rimpianti in più per il Cesena. Le tante giocate di qualità valgono a Ciano la palma del migliore in campo. Finale al Francioni, Latina 1, Cesena 1.